E il Monopoli di Pancaro vince anche a Cerignola 3-1, una vittoria importantissima. In ottica playoff, seconda vittoria consecutiva dopo quella in casa al Veneziani contro l'Università, che abbiamo anche commentato visto che si è giocato lunedì, anche oggi ovviamente lunedì, e 3 punti che permettono al Monopoli di avvicinarsi al Cerignola che resta in piena zona playoff a 36 punti, anzi 34. Con il Monopoli 33. La Juve Stabia deve avere 36 punti, è attualmente quarta in classifica e dalla Juve Stabia in poi, ovvero in giù, è una classifica bella corta perché fino direi anche al Taranto che ne ha 30, ci sono tante squadre che tutte possono in questo momento centrare i playoff. Certamente uno scontro diretto perso in casa dal Cerignola di Pazienza che veniva anche dal 4-0 di Catanzaro, ma avrà l'opportunità di rifarsi in casa della Gelbison mercoledì. Monopoli che invece ospiterà il Picerno in un altro scontro playoff, classifica alla mano. Allora, oggi squadre schierate in campo, il Cerignola con un 4-2-3-1, diciamo, sarà qui in porta a destra Coccia, centrali Ligi, Blondé e Ligi con sulla sinistra Righetti che tra l'altro non mi è neanche dispiaciuto, è arrivato anche da poco. Subito titolare, a centrocampo Capomaggio e Langella con Acik da una parte, Saints Maza dall'altra, Zac dietro a Malcore. Mentre Monopoli ha schierato questo 4-2-3-1, quindi si è giocato quasi a specchio, se vogliamo, per quanto le posizioni in campo fossero diverse. Comunque, in porta Vettorel, come al solito, sulla destra Viteritti. Molto bene l'intuizione di Pancaro di mettere Bizzotto terzino sinistro, che comunque lo può ricoprire come ruolo e che ha disintegrato Acik, non gli ha fatto vedere il pallone se non negli ultimi 20 minuti, è stata una scelta tattica azzeccatissima di Pancaro, è qui uno dei tanti punti in cui ha vinto il match in Monopoli. Centrali invece due ex calabresi, perché c'erano De Santis e Mulè, in particolare due ex Catanzaro. A centrocampo Amlili e Vassallo e sulla tre quarti Giannotti, Piccinni che poi vabbè, ha giocato un po' più arretrato, però diciamo così. A destra invece Manzari dietro Starita. Allora, per quanto riguarda la vittoria del Monopoli, credo sia abbastanza meritata, più che altro perché ha sfruttato un po' gli episodi, se vogliamo. Per quanto il Cerignola non mi abbia convinto tanto, nel senso che allora, primo tempo parte molto forte, la formazione di Pazienza nei primi 5-10 minuti approccia in maniera importante la partita, è aggressiva, sovrapposizioni, diciamo che la squadra era ben presente in campo, ha anche creato delle occasioni importanti, al quinto minuto tiro da fuori di Righetti e buona respinta di Vettorel, le occasioni ci sono state, il Cerignola è partito forte, con un baricentro anche abbastanza alto, una squadra propositiva. Poi Monopoli che alla lunga prende le misure e devo dire che lavora molto molto bene in fase di non possesso. Concede veramente poco, fanno un ottimo lavoro anche i mediani in fase difensiva. Come dicevo, Bizzotto da quella parte riesce a pressare molto bene a Cica, a contenerlo tantissimo, a concedergli pochissima profondità, se non quasi mai. E devo dire che il Monopoli alla lunga è uscito molto bene, ripartendo poi anche con veemenza, con velocità, visti gli attaccanti presenti in rosa e tutto sommato ben messo in campo, dopo, ripeto, un inizio forte del Cerignola. Tra l'altro Monopoli che nei primi minuti protesta per questo possibile fallo di mano in area di Zac, ma non c'era calcio di rigore visto che il braccio era abbastanza attaccato al corpo. E poi è proprio il Monopoli a passare in vantaggio al 25esimo. Tutto parte tra l'altro da un'azione dal basso con Vettorel che rischia tantissimo di perdere palla, ma esce bene dalla prima pressione del Cerignola al Monopoli, può quindi ora avanzare. Palla che arriva dopo un ottimo lavoro tra l'altro di Manzari a Giannotti che viene atterrato da Coccia in area, rigore giusto tutto sommato. Che Starita non sbaglia, 1-0 Monopoli che quindi passa in vantaggio. Nella fase centrale del primo tempo i ritmi sono un po' calati,
Il Cignolo ha avuto una reazione immediata al primo gol subito perché ha creato due o tre presupposti importanti, qualche tiro da fuori, ma troppa imprecisione. Zacca ha sprecato molto, ma non solo, troppa imprecisione negli ultimi metri e non si è riusciti quindi a, sfruttare le occasioni, così come anche dopo il secondo gol. Ecco. C'è stata l'immediata reazione, però una reazione che è durata, sia nel caso del primo che nel secondo gol, pochi minuti. Poi, ripeto, il Monopoli ha preso bene le misure, ha concesso molto molto poco, ha lottato bene anche sulle seconde palle e, come dicevo, fino al gol di Starita, il 2-0, i ritmi erano abbastanza bassi e l'intensità del Cerignola era calata nell'arco della partita. Poi arriva il 2-0 al 38esimo, dopo un'ottima azione del Monopoli, molto molto bene palla a terra con Manzari che si butta bene nello spazio, servito da Giannotti, mette questo cross in mezzo sul primo palo, Starita anticipa, in uscita Saracco, sul primo palo trova quindi il 2-0. Maleligi in marcatura e 2-0 che quindi fa stare più tranquilli i ragazzi di Pancaro. Un finale abbastanza equilibrato in cui, come dicevo, il Cignola ha la reazione, ma Monopoli, che lavora bene a centrocampo, concede poco e tutto sommato chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo. Nel secondo Pazienza ci prova, tenta tutto per tutto, cambi offensivi, entra D'Ausilio, entra D'Andrea, entra Tascone, si passa a tre con Capomaggio arretrato, che ha fatto dei disastri nel secondo tempo Capomaggio, però a livello mentale anche lui è calato e tra l'altro il primo di questi erroracci al 56esimo perde un pallone incredibile, da ultimo uomo praticamente, e Starita, o meglio, una sorta di rimpallo con Ligi, comunque perde palla. Starita poi si fa ipnotizzare da Saracco che respinge bene, e tutto sommato, prima della riapertura del match da parte di D'Ausilio, i primi minuti sono di stampo dei padroni di casa, con il Cignola che spinge, un Monopoli che tutto sommato regge, concede poco e riparte anche con pericolosità, perché nel momento in cui poi ribalta l'azione il Monopoli è pericoloso. Però ecco, la partita poteva cambiare in pochissimi minuti, perché il Cignola ha avuto la forza di fare quasi due gol. Il primo è al 60esimo, con questo cross dalla destra di Hacik, che viene sporcato da De Santis. Sul secondo palo completamente solo segna D'Ausilio e secondo me ha scalato male il Monopoli. Più che altro non doveva uscire in pressione De Santis probabilmente su quel pallone, quindi hanno tutti scalato male e D'Ausilio è rimasto solo sul secondo palo. Però vabbè, comunque ci può stare un errore se vogliamo. Quindi 2-1 e Monopoli che rischia di prendere subito il secondo. Altro cross, sempre con D'Ausilio, perché poi il Cerignola ha spinto tantissimo sulla sinistra nel secondo tempo. Ancora questo cross sul secondo palo, la sponda di testa di D'Andrea, o meglio, una sponda di testa di Tascone per Hacik, che viene atterrato da Mlili, rigore che ci può stare tutto sommato, e anche se tutto è partito da un fallo vergognoso di Starita su Capomaggio, ovvero che non c'era mai, perché Capomaggio si butta, era 10 secondi, l'azione prima proprio, l'azione prima del rigore. Capomaggio si butta e il guardaline ci casca, quello non era mai fallo, anzi era anche giallo per simulazione perché non era mai fallo, azione, rigore, che Malcore però sbaglia. Bravissimo Vettorel ad ipnotizzare l'attaccante del Cerignola e a tenere in piedi i suoi. E poi al 70esimo, frittata del Cerignola che in quei minuti stava dominando, Monopoli che era calato a centrocampo, che aveva abbassato il baricentro e che aveva rischiato tantissimo per l'appunto di prendere il gol del pareggio. Poi su un errore clamoroso della difesa del Cerignola, perché Coccia perde palla sulla pressione di Amlili, Starita la recupera, serve in mezzo Manzari che chiude la partita 3-1 e si terminano anche qui le speranze di un Cerignola che, per carità, ci prova anche nel finale, però i Monopoli, soprattutto con i nuovi ingressi in campo, che ha dato freschezza, ha avuto 3-4 occasioni per fare il quarto e che ha tutte fallito. All'85esimo, dopo un ottimo lavoro di Corti, che è entrato molto bene in partita Corti,
meritava il gol. Rolando serve Viteritti che spreca tu per tu con Saracco. Poi ancora Viteritti protagonista al 90esimo. Lancio ancora malissimo Capomaggio. Tra l'altro, ancora prima occasione clamorosa per Bussaglia e sempre Saracco protagonista. Poi al 90esimo Fella non riesce a servire a far fare il gol della merda, come si dice in gergo, a Corti che era liberissimo. Peccato perché meritava sicuramente il gol, però vittoria importantissima in trasferta per questo Monopoli che continua a volare in ottica playoff. Allora, occasioni pericolose 3 a 5, Nini Pagelle, bene Vettorel, buoni interventi e decisivo ovviamente rigore parato, molto bene Vassallo che ha fatto un ottimo lavoro a centrocampo, tanta qualità ed è un giocatore molto importante per questo Monopoli, così come Amlili che va bene causa il rigore, però tutto sommato recupera poi il pallone per il 3-1 e anche qui bene in fase di interdizione, ottimo lavoro a centrocampo, bene anche Manzari, anche lui qualità, segna il gol, fa un assist e dà un apporto importante alla fase offensiva della squadra. D'Ausilio entra bene in partita, comunque mette in difficoltà la difesa del Monopoli, mette qualche pallone in mezzo importante nel finale, trova il gol. Il più propositivo, male Capomaggio che soffre tantissimo, soprattutto poi nel secondo tempo da centrale ne combina di tutti i colori, veramente malissimo Capomaggio, male anche Saints Mazza che oggi non mi ha convinto per niente, poco, poco pericoloso e preciso, così come Zacca, tanti palloni persi, anche negli ultimi metri poca precisione, rivedibile, e Malcore pure. C'è stata anche un'occasione in cui Malcore poteva passarli, invece si è incaponito a dover tirare e poi sbaglia il rigore, quindi diciamo male in particolare poi anche per questo. Migliore in campo Starita che lavora molto bene in fase difensiva perché è il primo che va a pressare, che va a correre su tutti i palloni, oggi poi anche doppietta e assist, prestazione straordinaria, è riuscito anche di farne un terzo. Peggiore in campo invece Coccia che ha sofferto molto in fase difensiva, ha commesso tanti errori, causa il rigore, perde la palla del 3-1 e anche in fase offensiva non riesce a dare quell'apporto che nei primi minuti stava anche dando, poi è un po' svanito quell'alone non so neanche come definirlo comunque. Vi dico peggiore in campo. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao tutti, ragazzi.